qui a portarvi la mia testimonianza che, di quello che hanno patito i miei genitori durante il periodo nazifascista, prima della seconda guerra mondiale, e anche la famiglia più allargata, quindi i miei due nonni. Purtroppo ho avuto anche i due nonni che sono stati in qualche modo toccati. Nel caso di mio padre e mia madre, devo dire che sono stati deportati nei nostri campi di concentramento, quindi quelli italiani. Come ben sapete, come avete visto nel documentario, oggi ne contiene più di 50 di campi di concentramento in Italia. Noi da bravi italiani abbiamo fatto del nostro. Purtroppo per i miei due nonni sono stati tutti e due rastrellati nel Veneto, il padre di mio padre e il padre di mia madre, rastrellamento, e deportati in Germania, Polonia. Un nonno, siamo riusciti a ricostruire il cammino, il percorso, ed è finito con la zia a Birkenau, quindi Auschwitz-Birkenau, e lui è passato, come si dice, per il cammino, il padre di mia madre. Per il padre invece di mio padre abbiamo perso le tracce, comunque non è più rientrato, quindi ho perso due nonni in quel periodo, in questo modo, in quel contesto. Mio padre e mia madre sono stati deportati in uno dei campi di concentramento italiani. L'impressione che mi è venuta in questo momento, che però porto avanti, ma proprio perché facevo riferimento all'incontro che c'è già stato in precedenza a Como, dove abbiamo già proiettato questo docufiction, un po' onirico, no? Avete visto le testimonianze, e una mia piccola riflessione su questa questione, su questo argomento. Secondo me il 27, il giorno della memoria, non si ricorda solo quello che è stato, quindi il genocidio, il porraimo, la Shoah, chiamiamolo come vogliamo, degli ebrei, degli zingari, degli omosessuali e di altre, usando il termine impropriamente, categorie, ma è per rendere l'idea. Ma il giorno del ricordo per la società civile, per tutti, di quello che è accaduto e può, secondo me, accadere di nuovo. E quindi è più uno stimolo, un momento di riflessione per la società maggioritaria, di quello che può, che è accaduto e che può accadere di nuovo. Io approfitto sempre di questi momenti anche per ricordare ciò che la mia famiglia ha patito nel vicinissimo 2008, e quindi, no, oltre a questa testimonianza di due nonni deportati e quindi uno disperso e l'altro passato per il cammino, la zia ritornata magrissima, sopravvissuta a Birkenau, ma a Birkenau nel B2, nel Zigeunerlager, ha patito gli esperimenti del dottor Mengele, l'angelo della morte, mia zia, e quindi gli ha fatto gli esperimenti anche a livello di ordine mentale. Comunque è rientrata, accennava anche di sua zia, mio padre, è tornata e purtroppo demente, conseguentemente a quello che ha patito all'interno di Birkenau, però lei è sopravvissuta. Quello, ritornando a prima, io purtroppo con la mia famiglia ho patito un intervento istituzionale differenziale. A un certo momento c'è stato nel 2008 il decreto Berlusconi, in cui attraverso questo decreto veniva ordinato di schedare attraverso fotosegnaletica e rilevazione di impronte tutti gli zingari presenti sul territorio nazionale. Questo nel 2008. E quindi pensate che la mia famiglia, mio padre, mia madre, i miei nipoti, i miei fratelli, vivono nel più piccolo campo comunale di Milano, in via Impastato, la via è stata dedicata, conoscete, Giuseppe Impastato. A maggio del 2008, questo piccolo campo, che è una microarea poi di fatto, dove c'è la famiglia allargata di mio padre, quindi parliamo di 40 persone, all'alba viene circondato da 70 agenti di Polizia di Stato, Polizia Municipale, Carabinieri, in tenuta antisommossa,
con furgoni della scientifica per le rilevazioni, per il censimento, la schedatura. Conseguentemente si istituisce un archivio parallelo in prefettura organo di polizia. Questo accadeva in Italia, a Milano, in via Impastato, nel vicinissimo 2008. Quindi solo in quanto io, i miei parenti nati in Zingari, perché io sono un cittadino italiano di gruppo Zingaro, però un cittadino italiano, ero anche sottufficiale nell'esercito, nel Genio Ferrovieri, niente, ho patito questo ulteriore. Pensate al disagio di mio padre, che ha patito un'analoga schedatura, censimento nel 41, con conseguente internamento. Mio padre è stato prima con mia madre schedato, con la sua famiglia allargata, schedato e deportato, come dicevo prima, in un campo di concentramento italiano, e per esattezza nel campo di concentramento di Tossicia. Il campo di Tossicia in provincia di Teramo, in Abruzzo, ed era un campo di concentramento costituito da tre edifici. C'erano questi tre edifici dove all'interno risultava essere il campo di concentramento abruzzese con le più gravi carenze igienico-sanitarie. Questo è rilevato dalla Croce Rossa italiana, dal medico. Il medico ha detto al campo, lo stesso segnalava senza finestre, senza latrine, con zingaro interno in sovrannumero. Questo accadeva a mio padre nel lontano 42. Nel 42 veniva internato, veniva rastrellata tutta la famiglia Hudorovic, Brajdic, in Slovenia, veniva rastrellata, caricata dai militari italiani sui carri merci e deportati nel campo di Tossicia. All'interno del campo c'erano nel 43 una presenza di circa 115 zingari, uomini, donne e bambini. Potete immaginare quali potevano essere le condizioni all'interno. Questo campo risultava peraltro in paese, a Tossicia, in paese aperto, controllato da quattro carabinieri e dal maresciallo della stazione. La caserma era a circa 50 metri dagli edifici. Situazioni all'interno disastrose, fogne non esistevano, quindi erano dei pozzi a perdere sempre pieni, non c'erano indumenti sufficienti per tutti, molti erano svestiti, non c'erano nemmeno gli abiti, non c'erano coperte. È arrivati peraltro d'estate, quindi d'estate con pochi indumenti adatti per l'inverno, e hanno svernato in condizioni veramente estreme. L'8, con la salita degli alleati, conseguentemente i quattro carabinieri si ritrovano un po' in difficoltà perché armistizio, non armistizio, eccetera. Comunque la notte del 28 settembre le 115 persone si tolgono, si dice questa cosa, si tolgono le scarpe, uomini, donne, bambini, e piano piano si allontanano dal campo di concentramento e scappano sulle montagne. E li riprende, col sostegno naturalmente, per fortuna, dei partigiani, per indicargli le strade, e anche per indicargli contadini che potevano aiutarli per i generi alimentari, i capi d'abbigliamento e giacigli per la notte, posti sicuri per la notte. Come dicevo prima, io purtroppo in questo periodo la mia famiglia ha patito dei problemi molto forti, molto grossi. Prima ho subito fatto riferimento che il 27, il giorno della memoria, diventi un momento di riflessione su quello che è accaduto, che può accadere di nuovo. Non usiamo il termine razza. Il tutto, come sapete, parte già molto prima con ricerche eugenetiche su questa questione. Siamo all'eccesso, no? con Birkenau, la fabbrica della morte. Non esiste famiglia di Romo Sinti italiana o europea che non ha perso dei cari all'interno di Birkenau. Sono oltre 500.000 gli zingari uccisi nei campi di concentramento nazisti, oltre 500.000. Ma noi italiani non siamo stati meno attenti, siamo stati bravi anche noi a istituire dei campi di concentramento, a deportare quindi tutti i gruppi rom e sinti, anche
anche di cittadinanza italiana. Questo accadeva nel 42, questo è accaduto, l'intervento istituzionale differenziale è accaduto nel vicinissimo 2008. Oggi non possiamo stare qui, non sono qui a farvi una lezione di storia o di sa cos'altro. Io peraltro ho fatto dei viaggi a Birkenau con la comunità ebraica, il CEDEC, per dei percorsi didattici per insegnanti, e io ero lo zingaro che trattava la questione zingara all'interno, e quindi visitavamo i forni, il B2E, i posti da cui dove era passato mio nonno, buon'anima, e mia zia, e quindi la svestizione, tantissimo altro. Potete immaginare, non so se vagamente potete immaginare a me, no? Cittadino italiano, io sono anche ragioniere, musicoterapista, oggi sono consulente, mio incarico di consulente del Consiglio d'Europa, all'interno del programma ROMACT, sono facilitatore per l'amministrazione di Pavia, per il comune di Pavia. Potete immaginare l'imbarazzo, il disagio. La sedatura del 2008 a me è costata 11 giorni, dopo 2 settimane 11 giorni d'ospedale. Mi è venuta l'ulcera duodenale, non riesco a esternare il dolore, il disagio provato in quei momenti, però per questa parte sarà sicuramente più esaustivo e più chiaro Maurizio. Per quel periodo storico ci sarebbe molto altro da dire, date da riportarvi, da parlare in modo più approfondito. Io spero che avremo l'opportunità di poter approfondire anche gli aspetti culturali, di quello che è la diversità, vivere la diversità, di quello che, come dicono molti sociologi, può essere una cultura barbarica, una cultura orale, no? Una cultura che non vuole essere in qualche modo governata, come lo sono tutte le minoranze, come tutte le culture che non hanno scrittura, e quindi chi di cultura orale. Però questi sono argomenti che mi piacerebbe ci fosse una richiesta da parte del pubblico per approfondimenti, per avere un'idea più chiara di che cosa stiamo parlando. Perché quando parliamo di Roma e di Sinti a livello nazionale, parliamo di numeri infinitesimamente piccoli. Pensate che gli zingari, o come meglio abbiamo anche definirci noi, Rom o Sinti, siamo solo in circa 150.000 persone, oltre il 50% minori al di sotto dei 14 anni, quindi numeri molto piccoli. A Milano, situazione che conosco molto bene, città di oltre 1 milione di abitanti, di residenti, siamo circa 3.000. 50% minori sono 1.500. Di che cosa stiamo parlando? Numeri infinitamente piccoli. Però siamo nel contempo la minoranza quantitativamente più importante in Europa. Siamo oltre 10 milioni. Numeri importanti sono quelli, ad esempio, della Romania: oltre 3 milioni di zingari in Romania, in Spagna, oltre 500.000 gitani solo in Andalusia. Quindi attira l'attenzione da parte del Consiglio d'Europa, della Comunità Europea, questa questione. Devo dire che da parte dei governi nazionali, della comunità, c'è meno attenzione per questa questione. Però io ribadisco, l'unica cosa che voglio rimandarvi in questo momento è di riflettere quello che deve essere, secondo me, la mia riflessione, il 27, cioè il giorno della memoria, che la società maggioritaria del mondo pensi al momento in cui siamo e faccia attenzione a quello che gli accade intorno, perché oggi i diritti ritornano a me, domani ritornano a te. Ecco, questo occorre forse riflettere e pensarci, no? Ma il momento è particolarmente difficile. Mi sembra che si parli di Schengen, il trattato di Schengen viene messo in discussione, oddio, mi spaventa per questa spinta, no, di gente che si muove per sfuggire a quello che è una guerra. Prima una mia piccola riflessione con alcuni amici all'esterno. Io oltre 30 anni che lavoro su questa questione, sono stato per 23 anni consulente del Comune di Milano, consulente di giunta, ero un parasubordinato all'ufficio nomadi del Comune di Milano. Vabbè, poi con l'arrivo della destra il patto di legalità si è messo un po' in discussione, ma c'è stata un'epurazione etnica, mi sono ritrovato a 50 anni senza il posto fisso, come si dice, no? Ero dipendente del Comune di Milano. Sono stato in qualche modo recuperato all'interno dell'Università di Pavia, al Master di Genere e Immigrazione, dove ho trovato riparo alcune ore per diverse
docenze, però questo è per darvi un quadro di quello che può vedere. Occorre non generalizzare, stare attenti a quello che ci accade intorno. Io spero che dopo avremo un po' di tempo per la parte interattiva, che è quella che mi piace di più, se non ci sono, come diciamo prima, 5 minuti di gelo, di preoccupazione, per sfatare anche, per l'opportunità di parlare con uno zingaro, di sfatare alcuni luoghi comuni. Peraltro con uno zingaro che usa il vostro codice di comunicazione, appropriarsi della lingua, della scrittura, porta anche a riuscire a confrontarsi alla pari con gli altri. Grazie. Grazie a Giorgio. Prima di passare la parola a Maurizio Pagani, un paio di comunicazioni di servizio. La prima è che fuori, sul banchetto allestito all'esterno, trovate non solo i materiali dell'AMPI, in particolare sull'antifascismo e sulla lotta di liberazione, ma anche parecchi materiali che i nostri amici dell'Opera Nomadi, Giorgio e Maurizio, hanno portato proprio di documentazione sulla situazione Rome Sinti e sul Puraimos anche. Un'altra cosa che volevo segnalarvi è che io, poi magari Giorgio e Maurizio mi correggono, ho trovato molto utile il museo virtuale del Puraimos che è disponibile online, puraimos.it, su cui ci sono molte testimonianze, la schedatura dei campi con molte informazioni e molti documenti. Credo che sia un modo abbastanza semplice di accedere a delle informazioni che sono sempre utili. Come avete capito, questo pomeriggio è giocato sulla storia, ma anche sull'attualità, e Maurizio Pagani ci dà proprio un contributo in questo senso.